Una delle figure che trovo affascinanti è il Choice Architect, l'architetto delle scelte. Quella persona che è a capo di piccole scelte all'apparenza quasi insignificanti, ma che cambiano le abitudini di una moltitudine di persone. Il concetto non è mio, il concetto arriva da Thaler, the nudge, la spinta gentile. E fa anche un esempio, fa l'esempio di una caffetteria che modifica la disposizione dei cibi mettendo in prima fila, qui più visibile da parte degli studenti, i cibi più sani e in seconda fila quelli fritti o dolci o pieni di zucchero, e cambia le abitudini alimentari di un'intera collettività, quella degli studenti, senza rimuovere la possibilità di ordinare, senza toglierli, senza in realtà essere troppo paternalistici e rimuovere i cibi non sani, semplicemente mettendo davanti una proposta invece che un'altra. E la potenza di questo è enorme e devastante, e oggi come oggi a questa potenza sta per arrivare qualcun altro in maniera algoritmica. Chi? I social network. Io sono Matteo Flora e questo è Ciao Internet. Ciao Internet! Quello di cui voglio parlarvi oggi è in realtà una notizia che mi ha fatto un attimo accapponare la pelle. La notizia parla di Facebook, ma il concetto non è da legare semplicemente a Facebook, e dice semplicemente che Facebook ha deciso di rallentare la possibilità con cui alcune news, soprattutto politiche in ambito prettamente di disinformazione, cioè di fake news, come queste notizie possono essere rallentate. Cosa significa rallentate? Significa che una delle cose peggiori che succedono con le fake news è proprio la velocità con cui si propagano. In altre parole, non si riesce a bloccare il proliferare di notizie false. Nel tempo in cui qualcuno valuta la notizia, capisce che magari si tratta di davvero una fake news o disinformazione pura, con uno scopo preciso di danneggiare qualcuno o qualcosa, in quel momento magari ha già fatto milioni su milioni di visualizzazioni. E quindi l'idea di base è quella di ostacolare all'inizio la viralizzazione automatica, quella organica, quella senza che nessuno la spinga fortemente, quella che semplicemente gli utenti vanno a fare per dare respiro e agio al controllo delle notizie. Non è un concetto nuovo, il concetto di slow news, cioè di rallentare le notizie per fare in modo che siano più controllate, è un concetto conosciuto da tanto, tanto, tanto tempo. Eppure fa ancora paura, o meglio, a me fa ancora un sacco di paura. Perché paura? Paura perché The Nudge, la spinta gentile, ci racconta un'idea diversa. Ci racconta che per la costruzione dei nostri comportamenti, quello che noi vediamo, quello a cui siamo esposti, in psicologia cognitiva si chiama mere exposure effect, effetto della sola esposizione, quello a cui siamo più esposti determina le nostre scelte, determina che cosa noi andiamo a prendere. Cioè la sola esposizione o non esposizione di alcune notizie fa in modo che noi prendiamo decisioni in maniera differente. Si tratta di una spinta piccola, non stiamo parlando di censurare in questo caso, non stiamo parlando in nessun modo di cancellare delle notizie dalla rete, di non far vedere qualcuno o qualcosa, stiamo parlando di proporre qualcosa in più e qualcosa in meno. E questa piccola differenza può essere devastante, può essere colossale. Perché? Perché può dare la possibilità ancora una volta alle piattaforme di influire in maniera estremamente forte rispetto alla manipolazione dei consensi, fare quello che normalmente viene chiamato perception hacking, l'hacking della percezione, dare la possibilità di far vedere che un fenomeno che è diventato virale, cioè che milioni di persone hanno condiviso e visto, in realtà rallentandone l'esposizione non è stato visto così da tanti, non è così importante, così fondamentale. Ancora una volta, non sto dicendo che il meccanismo è sbagliato, il meccanismo funziona ed è forse necessario, addirittura in alcuni casi pensate a finte notizie di panico, finte notizie di mille altre cose. Eppure però qualcosa bisogna fare sul controllo e su chi custodisce questi. Come abbiamo parlato di censura, come abbiamo parlato di Facebook che blocca Bannon, Twitter che blocca Bannon,
In quel caso è visibile che cosa noi andiamo a fare, il loro intervento è visibile. Ne ha paura anche Trump, eh? Trump ha invitato i suoi seguaci a scaricare la sua applicazione perché ha paura che Twitter, appena possibile, lo tolga dalla piattaforma e quindi di perdere il canale di voce. Ecco, il cancellare qualcuno è una opzione estremamente visibile che tutti possono vedere, capire, accettare o non accettare. Il nascondere o il manipolare la visibilità o la velocità con cui le cose vengono condivise invece è molto più sottile ed è molto più difficile anche da individuare. Ed è questo, solo questa, la cosa che mi preoccupa. Ma magari preoccupa solo me. Se non vi siete ancora iscritti, questo è il momento giusto per iscrivervi e per raccontarmi sotto se preoccupa anche te, perché il quiz custodes ipsos, chi custodirà coloro che custodiscono, vale sempre di più nell'ambito dei social media. Tutto qui. Io sono Matteo Flora, arrivo dalla sicurezza ma vengo in pace. Nella vita di tutti i giorni mi occupo di aiutare aziende e persone a proteggere e a migliorare il loro valore con strategie basate sui dati, con le società che ho fondato. Se non vi siete ancora iscritti, questo è il momento giusto per farlo. Trovate tutte le informazioni qui sopra, a matteoflora.com, come anche i miei contatti. E questo invece è Ciao Internet, per capire come la rete ci sta cambiando, analizzando algoritmi e regole che governano macchine ed umani. E, come sempre, anche questa volta, grazie mille per avermi ascoltato e state parati.